Un percorso inedito nel centro storico di Arezzo che indaga la Via Sacra, attuale Via Garibaldi, una strada ricchissima di palazzi storici. Questo l'itinerario proposto ad Arezzo per le giornate del FAI di primavera che questo fine settimana hanno rinnovato l'appuntamento con le visite straordinarie in luoghi di solito inaccessibili o poco noti. Ad Arezzo ad aprire le porte in via eccezionale anche il Palazzo della Finanza, famoso per aver ospitato le riprese del film La vita è bella. Bel momento di incontro tra il nostro corpo e la cittadinanza intera. Per l'occasione abbiamo anche allestito in alcune nostri spazi, in nostre aree, una piccola mostra che riguarda uniformi storiche e cimeli a partire dal 1850. Si tratta di una mostra che è allestita grazie al contributo di appartenenti al corpo e che fanno parte di una collezione privata. Speriamo che possano beneficiarne tutti quanti i cittadini di Arezzo. Ecco, questa è una sua collezione, come nasce questa passione? Nasce da, non dico dalla nascita, ma quasi, sono i giochi d'infanzia che mi hanno aiutato poi a collezionare le uniformi della Guardia di Finanza e non solo, perché ho iniziato ancora prima di arruolarmi al corpo con quelli del Regio Esercito e poi man mano, logicamente, arruolandomi nella Guardia di Finanza mi sono appassionato con le uniformi e cimeli del corpo. Allora, qui abbiamo un'esposizione, le più vecchie sono queste due uniformi nere del 1875 e del 1907. Quella del 1907 ha la particolarità che è l'uniforme identica, logicamente le uniformi e i cimeli qua sono tutti originali, non sono copie o riproduzioni, è la stessa che è stata indossata durante la consegna della bandiera di guerra il 7 giugno del 1914. È la stessa uniforme, logicamente non è quella indossata per l'occasione, ma comunque sia, per rendervi l'idea, è quella lì.